Ragazzi, ma dove sono? In un aereo abbandonato. Buongiorno da Lubiana, siamo per lasciare questo appartamento. Ora stiamo sistemando i bagagli. Peppe, stai sistemando Siamo tutto pronti. come sempre alla perfezione. Questa mattina direzione Croazia. Stiamo lasciando la Slovenia e devo dire che questi 3 giorni sono stati belli intensi, tra la visita alle Alpi Giulie e le strade davvero fantastiche, il passo della Moistrocca è stato qualcosa di inaspettato. Cioè, immaginavamo fosse così bella, cioè fosse bella, ma non così tanto bella. Veramente ci ha sorpresi. Poi fortunatamente il tempo è stato anche dalla nostra parte, quindi ci ha fatto divertire abbastanza. Ora stiamo lasciando la Slovenia e dimenticavo, Lubiana. Stupenda, ragazzi, passateci e fermatevi almeno un giorno perché merita. È piccola, però c'è tanto da vedere e anche da divertirsi perché è piena di locali, la sera c'è sempre comunque qualcosa da fare. Ora siamo diretti in Croazia e nella zona dei laghi di Plitvice, lì faremo sosta per 2 giorni. Oggi andremo a visitare, ad esplorare un po' la zona e c'è un aereo abbandonato, una base militare. E per noi amanti dei luoghi abbandonati non potevamo farcela scappare. Ora siamo qui su questa strada, domani è prevista la visita ai laghi, quindi anche se mancano pochi giorni alla fine di questo tour, ci godiamo appieno questi giorni che ci restano. Siamo per lasciare la Slovenia, qui c'è il controllo passaporto per entrare in Croazia. Passaporto. Benvenuti in Croazia! Ora finita! Giustamente, mi sembrava troppo facile un solo controllo. Eccoli Gina e Lucia, anche loro passati. Qui ci sono le cuna, quindi la benzina costa 12 cuna. Quindi quanto sarà? Non lo so, devo vedere. Abbiamo Peppe preoccupato per la frizione perché la sente lenta. Non lo so, continuiamo a camminare sperando non sia nulla di grave. لا بيخوف نفس السلاح أجيال اتولدت في حروب تحت الخراب والدمار وسط إبادة واستعمار ديكتاتورية ما بتعيش ما بتعيش ما بتعيش Su strada siamo stati attratti da questa struttura e soprattutto questi mezzi militari. E ci siamo fermati e ci siamo informati. Praticamente questa è una ex
caserma austriaca, una base austriaca, rimodernata, diciamo, in chiave moderna. Infatti c'è questo vetro che delimita, diciamo, protegge le mura, e ci sono circa 350 oggetti originali, in più tutti questi mezzi qui fuori. Ho trovato questo posticino simpatico per mangiare qualcosa. Vitello, salsicce, c'è la pepe e cascatella. Buon appetito. Qui c'è un allevamento, ti scegli quello che vuoi. No, non è vero, non è molto. It's ok? No, no, che siamo messi male, voglio. Abbiamo sbagliato, abbiamo bevuto una birra a stomaco vuoto. Non va bene, non va bene, ragazzi, non va bene. Iniziamo ad avvicinarci al nostro punto di interesse, un aereo abbandonato. Già avvicinarci in questa zona ci sono varie strutture abbandonate, case. No, a destra. Lo stiamo cercando, è sicuramente imboscato tra... Eccolo, eccolo! L'abbiamo trovato! Ragazzi, ci siamo anche noi. Eccolo qui, anche noi alla base abbandonata.
Finalmente siamo riusciti a trovare la base militare. Bellissimo. Ciao. Ciao. Altri a cui abbiamo dato alcune informazioni per trovarla. All'interno, qui non so quanti gradi meno ci sono, mamma mia, è impressionante quanto è grande, è qualcosa di assurdo. Raga, avevo fatto due passi all'interno di questa base aerea spettacolare. Bello, bello. Peccato che non si riesca a vedere fino in fondo, però è una cosa veramente spettacolare. Fatto un salto in Bosnia, così, una passeggiatina di qualche chilometro, anche se per entrare in Bosnia, vabbè, quello diciamo. E ragazzi, dopo pochi chilometri abbiamo sconfinato e siamo finiti in Bosnia. Siccome eravamo abbastanza vicini e c'era questo paese che consigliavano, ci siamo venuti. Si chiama Biak. Qui intorno c'è tutto un parco e si nota subito la differenza e il cambiamento con gli altri posti che abbiamo visto. Dopo aver visitato la base militare, abbiamo fatto una strada interna per uscire e vedere per venire qui, per venire in Bosnia, un po' disterrato. E poi praticamente siamo entrati all'interno della dogana, cioè all'interno, non all'ingresso.
poi si è avvicinato un poliziotto e io gli ho detto che ci eravamo persi, un po' così impaurita. E poi ha detto qui siete in Croazia e di là è Bosnia. Io, ah ok, come se non lo sapessi, vabbè. Però poi alla fine gli ho spiegato che dovevamo andare in Bosnia, ha detto mettetevi in fila e passate la dogana. Vabbè, comunque. Ora ci facciamo una piccola passeggiata, visto che oggi abbiamo fatto meno chilometri, abbiamo pensato così di aggiungere questa tappa improvvisa. Qui si balla. Qui ancora i segni di una guerra passata ormai da anni, però i segni sui muri dei palazzi si notano ancora.